allora so che vi aspettavate questo video prima da parte mia, ma non mi è stato possibile farlo in quanto la mia videocamera ha deciso di esplodere, di abbandonarmi e mi è servito del tempo per procurarmene una nuova con cui sto registrando questo video. Mi piacerebbe essere breve, ma ho tante cose da dire, quindi per raccontarvi questa cosa sarò molto schietta. Ho 17 anni e come tutte le persone del mondo sono nell'età problematica e dubbiosa nella quale sorgono tutti i primi dubbi esistenziali, quindi che cosa vorrò fare della vita, chi sarò in futuro, che cosa mi aspetta alla fine del liceo e tutte queste domande incredibili. E dal momento che quando ho aperto il mio canale YouTube avevo 15 anni, in questo momento sono diversa, sono cresciuta, sono cambiata, come giusto che sia, e purtroppo mi sono resa conto che non sono riuscita a comunicare questo mio cambiamento sul mio canale YouTube. Ultimamente io apro la schermata principale del mio canale e non vedo più Sofia, motivo per il quale penso sia arrivato il momento di prendermi una pausa. Una pausa perché ho bisogno di riordinare tutte le idee che ci sono nella mia testa. Sinceramente parlando, però, io sono molto felice in questo momento di comunicarvi questa pausa, perché se continuo per sempre ad utilizzare il tempo che ho a disposizione per pensare al video che devo pubblicare lunedì, non riuscirò mai davvero a pensare a come voglio radicalmente cambiare questo progetto per portarlo avanti nel modo in cui più mi piace e nel modo in cui più riesco a sentirlo mio. Quindi non dovete assolutamente prendere questo come qualcosa di negativo, perché io non lo sto prendendo come qualcosa di negativo, non mi dispiace prendermi del tempo per pensarci, perché so che quando tornerò avrò trovato il modo migliore e che mi piace di più per andare avanti. Precedo qualsiasi tipo di commento sulla faccenda Lorenzo che siete in succinto di fare, aprendo una piccola parentesi. Quando ci siamo conosciuti, io e lui ci siamo trovati molto in accordo sul pensiero che abbiamo riguardo a YouTube e sul come vediamo YouTube, ovvero come un divertimento, un qualcosa che va fatto quando ci si sente di farlo e non perché deve essere fatto. In questo momento della nostra vita abbiamo avuto la fortuna, perché io la chiamo solo fortuna perché è una cosa bellissima, di essere coinvolti entrambi in due progetti che non hanno niente a che vedere l'uno con l'altro, ma che impegnano la maggior parte del nostro tempo e della nostra testa. Per quanto mi riguarda, come ben sapete, spronata da voi e da tutte le persone che mi stanno a fianco, sto mettendo tutta me stessa in un progetto a cui tengo veramente tanto, che sento veramente mio e che spero il prima possibile potrete avere fisicamente tutti nelle vostre mani. E quindi niente, ci tenevo semplicemente a farvi sapere che le due faccende non sono minimamente collegate l'una con l'altra. Questo non vuol dire che sparirò completamente dalla faccia della terra, continuerò come ho sempre fatto ad utilizzare i miei social network per farvi sapere quello che faccio o comunque anche notizie relative allo sviluppo di questa faccenda. Quindi niente, io spero vivamente che siate capaci di capire queste mie scelte, queste mie decisioni. Mi renderebbe molto felice il vostro supporto anche per quanto riguarda questa strada che ho deciso di intraprendere, perché è veramente questa la Sofia che io voglio essere in futuro. Quindi niente, io vi mando un grosso bacio, vi voglio tanto bene e ci vediamo presto.